Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come l'ha trovato. Le parole di Papa Francesco sono state ricordate nella Marcia della Pace organizzata a Lanciano ieri sera nel quartiere di Santa Rita. Una marcia silenziosa e laica, organizzata dalla parrocchia Spirito Santo, dalla diocesi Lanciano-Ortona, con il patrocinio del comune e della provincia, per chiedere la pace e la fine delle ostilità in Ucraina ad un anno dall'inizio della guerra, ma senza dimenticare tutte le guerre nel mondo. Don Nicola Giampietro, parroco dello Spirito Santo. La pace serve a costruire ponti di umanità, di riconciliazione, di perdono soprattutto. Però c'è bisogno di pace, non potevamo stare zitti. A un anno dalla guerra pensavamo che tutto finisse, invece no, anzi, cominciano ad aumentare le cose, le proposte e quant'altro di più che si può fare per continuare a fare guerra. È come Papa Francesco urlava pochi giorni fa di stare attenti anche a una guerra atomica, alla prossima guerra atomica. Abbiamo scelto 10 paesi perché ne erano tanti, avremmo voluto puntare i fari su tutte le guerre del mondo, però almeno abbiamo scelto 10 paesi che ogni camminando ripetiamo anche da quando è iniziata questa guerra, soprattutto e i morti che stanno dando le guerre in tutto il mondo. Grande partecipazione alla marcia silenziosa, sindaci, associazioni, un segnale forte per ricordare il valore della pace. Monsignore Emidio Cipollone. Nel mondo ci sono circa 60 conflitti aperti e Papa Francesco parla spesso di terza guerra mondiale a pezzi. Forse, probabilmente, questa marcia è un altro granellino che si unisce ai tanti già esistenti altrove, perché prendiamo tutti coscienza della necessità di essere operatori di pace, testimoni di una giustizia che superi il ricorso alle armi e alla violenza, che non portano da nessuna parte. Papa Francesco ha parlato di una guerra assurda e inutile.